Allora, bisogna partire da un presupposto che tutto quello che ci è stato insegnato dalla storia alla politica, dalle scienze alla religione è falso. Se noi partiamo da questo presupposto e analizziamo e approfondiamo la storia, le religioni e quant'altro, ci accorgeremo che si tratta di una grande menzogna atta a schiavizzare l'umanità. È giunto il momento di svegliarsi da questo sonno, è giunto il momento di prenderci le nostre responsabilità e capire che non è più possibile delegare il prossimo, per esempio con l'azione del voto, per mantenere un sistema corrotto e colluso, ma bisogna riprenderci in mano la nostra vita. Quindi votare significa dare il nostro consenso e libero arbitrio affinché altri si prendano l'iniziativa di gestire le nostre vite. Possiamo far risalire il nuovo ordine mondiale a circa 3.000 anni fa, con l'uccisione del faraone Akhenaton e il suo nuovo culto solare monoteista che andava a sostituire il culto politeista. Stiamo parlando quindi dell'antico Egitto. E possiamo far risalire quindi all'epoca di questo faraone l'inizio del nuovo ordine mondiale, che si è affinato nei secoli grazie a un sapere occulto gestito prevalentemente dalla Chiesa Cattolica e Apostolica Romana, in particolar modo dall'Ordine dei Gesuiti. Ordine dei Gesuiti che, chiamato anche Compagnia di Gesù, compagnia perché si tratta fondamentalmente di un ordine militare fondato da Ignazio di Loyola, e derivante dall'ordine dei frati francescani che a loro volta derivavano dalle famiglie aristocratiche veneziane. Quest'ordine, il cui Papa, o meglio il cui maggiore rappresentante è chiamato Papa Nero per via dell'abito di questo colore, è l'ordine che sta dietro agli ultimi accadimenti degli ultimi secoli della nostra storia, i più nefasti, quali guerre, massacri e quant'altro. Loro sono dietro gli stermini, sono dietro il traffico d'armi e di farmaci nel nostro mondo. Quindi la Chiesa, con la falsificazione del Gesù Cristo storico, che riprende in realtà la vita di Giovanni il Battista, ha sempre avuto nei secoli una grande responsabilità e con manovre occulte è riuscita a schiavizzare le persone, soprattutto nel mondo occidentale. Lo stesso Jacques de Molay, ultimo maestro templare, arso a rogo dall'allora Chiesa Cattolica, predisse tra le altre cose la fine della stessa dopo 700 anni dalla sua morte, e questi 700 anni cadono praticamente nel 2014, nell'anno in corso. E anche i segnali che ci arrivano, si può dire proprio da dimensioni superiori, dal cielo, stanno a indicare questo, tant'è che i segnali sono iniziati da poco tempo con un primo episodio inerente a un fulmine che ha colpito la cupola di San Pietro, sono poi seguiti con l'aggressione di due colombe lanciate da una finestra sempre da Piazza San Pietro dal Papa insieme a due bambini, l'aggressione, dicevo, di due colombe da parte di un gabbiano e un corvo nero, e sono finite con la caduta di una croce metallica che ha comportato l'uccisione di un bambino proprio il giorno della liberazione, una croce che era stata dedicata a Papa Wojtyla. E se andiamo a vedere la residenza del ragazzo, il comune di Lovere, anagrammato ci dà le parole Love e Re. Quindi questi sono tutti segni dal cielo che ci stanno a indicare che la Chiesa ormai è praticamente arrivata alla fine dei suoi giorni, grazie alle menzogne che ha raccontato e con le quali è riuscita a tenere sotto scacco l'umanità intera per oltre 2000 anni. Come è riuscita la Chiesa a schiavizzare l'umanità? Fondamentalmente modificando la parola peccato con debito dalla Bibbia.
ottenendo da questa un documento, un codice, il codice marittimo, utilizzato tutt'oggi per esempio nei rapporti tra stati, nei commerci o addirittura nelle aule di tribunale. Questo è l'originario peccato originale, ossia il debito che ogni persona ha dalla propria nascita, debito inestinguibile fondamentalmente, perché matematicamente impossibile. Dobbiamo capire che tutto questo nasce e si sviluppa con eventi storici quali ad esempio l'arca di Noè, il diluvio universale, poi le bolle papali e quant'altro che oggi non approfondiamo. Questo sta a significare però fondamentalmente una cosa molto delicata e importante, ossia la situazione, la condizione di Noè come unico superstite del diluvio universale ha portato la Chiesa a dichiarare che solo Noè, quale rappresentante, appunto unico rappresentante della Chiesa, fosse salvato dalle acque. Tutto il resto della umanità viene considerata dispersa in mare ancora oggi. Tant'è che alla nascita i neonati, prima di venire alla luce, nuotano in un certo qual senso nelle acque materne. Difatti vengono considerati alla nascita dispersi in mare sino al settimo anno di età. Dopodiché hanno ancora 3 anni per la giurisprudenza, 3 anni di tempo per dichiarare la propria ricomparsa sulla terraferma. Diversamente vengono definitivamente considerati dispersi in mare e il loro titolo obbligazionario, il loro bond associato dalla nascita, diviene automaticamente e definitivamente di proprietà dello Stato. C'è da dire che dal 1934 l'Italia è una corporation privata, iscritta al SEC di Washington DC, ossia la Security Exchange Commission, che è un ente di diritto privato, un po' come la Consob italiana. Inoltre nel 1931 fu creata la Bank of International Settlements con un apporto di circa 60.000 tonnellate d'oro, frutto della razzia del Vaticano nel mondo, che furono depositate appunto in questa banca con sede a Basilea. Parliamo ora dell'Uniform Commercial Code, che è il codice che viene utilizzato nei rapporti tra stati, banche, tra queste e gli stati, e che è conosciuto da pochi, dall'elite, da persone che sono in posizioni di potere, ed è un codice tra l'altro che non è insegnato nelle accademie di diritto. Indipendentemente dall'azione OPPT del dicembre 2012, e quindi da chi l'ha attuata e dal perché, noi grazie a questa azione di diritto internazionale abbiamo compreso la grande frode che si celava dietro lo sfruttamento dei cittadini da parte degli stati. Tant'è che i servizi e le infrastrutture sono già ampiamente pagati dai nostri bond creati all'atto della nascita, e con i quali viene appunto organizzato il servizio statale e le infrastrutture statali di tutti e 194 gli stati di cui abbiamo accennato prima. Pertanto si può affermare con assoluta certezza che le tasse sono un sopruso, ovvero vengono chieste ai cittadini nonostante siano già ampiamente pagate grazie ai bond personali. Non solo, ma è necessario anche aggiungere che non essendovi un contratto sottoscritto tra i cittadini e lo Stato, che risulta essere una corporation privata, le tasse non sono dovute anche per questo motivo. Può apparire strano, siamo nati purtroppo in un sistema di indottrinamento, ma le cose sono molto semplici, sono state complicate per renderle incomprensibili ai più. È necessario comprendere che la consuetudine è alla base del diritto. In antichità gli uomini hanno incominciato i loro rapporti con la consuetudine, col rapporto di scambio, quindi commerciale. Il commercio è alla base del diritto. Purtroppo oggi conosciamo la consuetudine come fatto negativo, tant'è che il governo italiano per la terza volta
ha per consuetudine utilizzato questa per imporre il proprio, chiamiamolo pure, dominio nei confronti della popolazione, ossia il governo illegittimo non eletto dal popolo per la terza volta è stato propinato ai cittadini italiani con la consuetudine. Quindi con la consuetudine in realtà i cittadini italiani dovrebbero porsi nelle condizioni di decretare la propria volontà ed agire di conseguenza. Aggiungerei che la situazione venutasi a creare nell'alluvione che ha colpito la Sardegna mesi or sono è stata voluta ed attuata da sistemi occulti di controllo subito dopo che la Sardegna espresse la propria volontà a usufruire della zona franca. Purtroppo oggi abbiamo armamenti di distruzione di massa e di controllo dell'atmosfera e dei fenomeni meteorologici che vengono puntualmente utilizzati laddove si vuole creare scompiglio e danno. Il Regno Sovrano di Gaia non è un movimento, è un insieme di persone che hanno raggiunto un determinato livello di consapevolezza e di coscienza, che mettono a disposizione il proprio sapere, le proprie conoscenze per attuare dei fini comuni e aiutare soprattutto chi ancora non è in queste condizioni per difendersi dai soprusi del governo. Ci sono molti sistemi, molti documenti, atti che sono utilizzati allo scopo, quali per esempio notifica di cortesia, notifica di rigetto, notifica di accettazione condizionata ed altri che vengono utilizzati senza la necessità di un legale rappresentante. Sulla nostra pagina informazione con caratteri rossi e blu è possibile trovare alcuni documenti e informazioni relative al nostro operato ed è anche possibile tra l'altro entrare in contatto con noi nel caso di necessità.